Oggi faremo un taglio chiamato blunt cut. Sì, lo voglio fare di nuovo. Adoro i miei capelli, mi piacciono tantissimo i capelli lunghi, però voglio tagliarli perché sono passati 3 mesi e poi è arrivata l'estate. In particolare oggi fa caldissimo e non so se sentite il rumore del ventilatore, ma di certo vedrete svolazzare i miei capelli e non ho intenzione di chiuderlo, anche se riempirò tutta la stanza di capelli. Lo so, sarò molto felice di passare l'aspirapolvere oggi. E poi diciamocela tutta, l'ultima volta ci sono rimasta malissimo e soprattutto non mi piace perdere, quindi rifarò il metodo dei 4 elastici, ma stavolta a modo mio. Poi sono così felice perché finalmente dopo tanti anni sto iniziando a vedere il mio colore naturale. Ve l'ho scritto in vari post e ve lo continuo a dire ogni volta che ne ho occasione, e quindi voglio contribuire ad eliminare tutta questa parte vecchia piena di decolorazioni e tinte di ogni genere. Per fare questo taglio ci serviranno 4 elastici per capelli, un pettine a coda per dividere i capelli, una forbice per capelli, non per carta, non da cucina, ma per capelli, mi raccomando. E la nostra spazzola preferita? E questi sono i miei capelli. Sì, sono molto lunghi e un taglio è proprio quello che ci vuole. Per prima cosa pettino i capelli con la spazzola. I capelli devono essere asciutti, districati e più lisci possibili. Inizio a raccogliere i capelli in una coda bassa. La coda, come vedete, è attaccata alla testa, ma non è molto tirata, in modo da non spostare troppo i capelli. Metto il secondo elastico e lo faccio scendere il più possibile. Per mettere il terzo elastico porto i capelli sul davanti, sul dietro non sarei tanto precisa, anzi l'operazione mi risulterebbe proprio impossibile. Ora passo di nuovo i capelli sul dietro, così posso dare un'ultima sistemata all'elastico o farlo scendere. A me a questa altezza va benissimo, perché è proprio qui che voglio tagliare. Quindi metto il quarto elastico subito dopo il terzo, lasciando tra un elastico e l'altro praticamente solo lo spazio per la forbice. Dai su, tanto ricrescono! L'ho fatto davvero! Ho appena tagliato 13 cm di capelli. Se non avesse fatto così caldo, non l'avrei mai fatto. Tolgo gli elastici. Il primo elastico è sempre quello più imbarazzante. Il secondo, invece, trasmette fin da subito la sensazione di aver tagliato di parecchio i capelli. Quindi la mia non è un'espressione di preoccupazione, è solo mi sento strana a sentire i miei capelli così corti. Ok, tolti gli elastici, diamo una prima controllata ai capelli. Il risultato, come vedete, è già abbastanza accettabile, ma dobbiamo assolutamente perfezionarlo. Quindi ora divido i capelli in 4 sezioni. Con il pettine a coda prendo il punto più alto della testa e lo faccio scendere fino all'orecchio. Si deve creare questa linea. Lego la prima sezione. L'elastico può essere posizionato a qualsiasi altezza, tanto serve soltanto per tenere i capelli. Faccio la stessa cosa dall'altro lato. E infine lego le sezioni posteriori. Rieccomi con le 4 sezioni. Stavolta però le sfrutterò in modo diverso. Per essere più precisa, mi concentro su un lato alla volta. La sezione del dietro e quella del davanti devono formare una linea diagonale e pulita, senza sporgenze in eccesso. Quindi, con molta calma, tagliamo tutti questi eccessi, fino a quando non otteniamo un risultato gradevole e che ci soddisfi. Stessa cosa dall'altro lato. Per l'entusiasmo di iniziare a mostrarvi come realizzo questo taglio, ho dimenticato di parlarvi di che cos'è questo blunt cut.
Questo tipo di taglio è effettivamente un taglio netto, che nella sua forma originale prevede una lunghezza molto corta, ovvero che arriva all'altezza del mento, ma io non sono ancora pronta per effettuare questo taglio drastico, anche se mi piacerebbe. Per l'occasione ho scelto quindi un taglio medio-lungo, ma sempre rispettando lo stile, quindi un taglio molto simmetrico, semplice da portare e soprattutto da sistemare in poche mosse. Perché d'estate preferisco non utilizzare la piastra per lisciare i capelli e cerco in ogni modo di eliminare qualsiasi altra fonte di calore, preferendo addirittura uno stile un po' più selvaggio. Faccio più spesso i capelli mossi oppure delle tenerissime onde da spiaggia, realizzate ovviamente senza ricciacapelli. Fatemi sapere nei commenti se vi piacerebbe un video su come faccio i capelli mossi d'estate. Ok ragazzi, abbiamo già finito. Possiamo sciogliere i nostri capelli e ammirare il risultato. Togliendo gli elastici potremmo notare qualche piccola imperfezione che possiamo tranquillamente correggere. Un'ultima cosa che potete fare per vedere se tutto è andato per il verso giusto: prendere qualche ciocchetta in corrispondenza da un lato e dall'altro e vedere se effettivamente corrispondono. Che leggerezza! Il risultato mi piace tantissimo. Lo trovo abbastanza preciso e simmetrico, in pieno stile blank cut. Vi lascio anche un prima e un dopo, così potete vedere meglio quanti capelli ho tagliato. Sono davvero felicissima perché li sento molto leggeri e più portabili con questo gran caldo. Spero davvero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Se è così, non dimenticate di supportarmi lasciandomi un piccolo like. Fatemi sapere se vi è piaciuto il video e se conoscevate già questo metodo o se vi ho fatto scoprire qualcosa di nuovo. Alla prossima! Ciao!